25 di dicembre di quello stesso anno. Ora le mamme di una volta ricordano che si nasceva quando la natura non decideva, oggi si nasce quando i medici non decidono, quindi quel bambino è nato il 25 di dicembre. Noi siamo nel cuore della Madonna, come Gesù è nel cuore della Madonna, come noi siamo nel cuore di Gesù. Ecco, per 4 giorni la Madonna ha pianto, ha versato lacrime e l'hanno visto tutti. La Madonna ha voluto dare un segno certo della sua presenza. Migliaia e migliaia di persone hanno potuto vedere, toccare, asciugare, assaggiare quelle lacrime. Finché il 1° di settembre del 1953 una commissione incaricata dal vescovo si è recata a casa di questa famiglia. Arrivando a casa ha trovato il quadretto chiuso dentro un cassetto, lo hanno tirato fuori, il quadretto era bagnato di lacrime, con questi panni è stato asciugato il volto e la commissione medica ha aspettato che la Madonna riprendesse a piangere. Che non piangeva di continuo ma intermittenza. Quando ha iniziato a piangere, con una pipetta di laboratorio che è messa qua dentro, ha aspirato 1 centimetro cubico di lacrime. Queste lacrime sono state portate in laboratorio e sono state analizzate, sono state confrontate con le lacrime di un bambino e con le lacrime di un adulto. E il responso è stato il liquido che è sgorgato dagli occhi della Madonnina. Sono lacrime umane. Ultimate le analisi, quindi la scienza ha confermato, qui la scienza conferma che quel liquido che sgorgava dalle lacrime, dagli occhi della Madonna sono lacrime vere, umane, lacrime come le nostre. La Madonna ci ha voluto dire che piange con noi, che soffre con noi, che quando c'è la sofferenza e il dolore lei non scappa come scappano tutti. Lei ha il coraggio di rimanere ai piedi della croce con Gesù, con ciascuno di noi. Ecco, quelle lacrime, le ultime gocce di lacrime, sono state conservate in questa fialetta che è qua sopra, di colore azzurrino. Qui ci sono le gocce di amore, di sofferenza della mamma nostra del cielo, che oggi, grazie anche ai vostri sacerdoti che hanno avuto questa sensibilità, oggi è venuta a visitare questa terra che ancora piange per le ferite del terremoto, dell'alluvione, per le ferite. Poi fa di me quello che vuoi. È la preghiera che tutte le mamme fanno per i loro figli, è la preghiera che la Madonna continua a fare per noi. La Madonna interessa più la vita, salute, fisica, spirituale di tutti noi che se stessa. Per questo ci ha donato le lacrime. Allora questa giovane mamma che stava male, rischiava di morire. Nella regina, fiduciosa che abbiamo le nostre necessità, i nostri dolori e più con noi. Siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati il cuore immacolato e addolorato, e davanti alle tue sante lacrime Gesù la nulla rifiuta. Degna di conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, apri le labbra. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E vi benedica il Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Desidera si può avvicinare per venerare.